ansia, un certo emozione di paura, ma la paura che in realtà è adrenalina. E avete visto dove li ha beffati tutti? È andato qui, che si posizionerebbe anche davanti ad Angelo Scarsellotto, e ce la fa! Applauso per la palude! Vediamo come affronta la palude Salvo. È un po' lento, è un po' lento, forse un po' troppo lento. Niente, non ce l'ha fatta Salvo sulla palude al primo tentativo. Fa la retromarcia e ci riprova. Ovviamente Nuccio ha montato un altro pneumatico più liscio, non riesce a salire sulla palude. Siamo al terzo tentativo. Passo con la famiglia, moglie e figli a seguito sulla palude. La palude. Non ce l'ha fatta per un pelo, Massimo torna indietro a prendere una rincorsa. E allora pubblico, preparate l'applauso per Massimo. Non molla, barcolla ma non molla, ci prova sempre col suo galoppino, ci riprova, prende una rincorsa, non riprova. E allora esce dalla palude, entra la palude. Ce la fa, applauso anche per Marco Severo, grande di questa auto, non gli ha permesso di poter fare la curva in una sola manovra. Adesso in palude, ce la fa, davvero esperienza, è arrivato davvero l'end qui alla rotonda in cui vengono regalati dei piccoli cuccioli senza padrone, quindi adottiamo un padrone per questi cuccioli, recatevi
nello stand che è alla rotonda, Associazione Onlus Quattro Zampe, che regala, donerà dei cuccioli a coloro che vogliono prendersi cura di questi cuccioli. E i fratelli Ferreri sono usciti indenne dalla palude. Nero, tutto scuro, vetri oscurati, equipaggio tutto al femminile, entrano in laguna. La palude non è un problema per i cavalli, la potenza di questa macchina, una macchina con un motore davvero forte. Tutti assieme, tutta la famiglia in macchina, ed affrontare la palude. E ciao! Applauso per Filippo Giusto! 4. Anche i galli di Mazzarino, tutti sotto la stessa famiglia. La moglie, la consorte, affronta la palude in sicurezza. È andato anche per lui, applauso per Giuseppe Toscano. La Suzuki nera va in palude. Ok, applauso anche per... uno specialista della disciplina, un preparatore ma anche un buon pilota. L'equipaggio è completato da Mr. Pecche Trevino e Fettuccia. Ma Corrado ha un problema, agli occhiali, non vede le Fettucce, perché la macchina è buona, è il pilota che non va. Guardate quella macchina come si piega! La macchina snodata, super preparata di Corrado! Vai con le foto, vai con le foto, vai con le foto! Ecco! Piano Corrado, vai piano, all'uscita fallo piano, Corrado piano in uscita. Conosciamo Corrado, è un ragazzo scalmanato a cui piace correre con la sua macchina. Ma dov'è? Ma dove è rimasto? C'è un problema alla marcia. Gli ho detto di andare troppo piano, mi ha preso in parola, è andato troppo piano, non è riuscito a fare la palude, torna indietro. Paolo, suggerisci perché non vedo. C'è un problema al cambio, abbiamo sentito un rumore sinistro, come dice zio. Con me, i figli a seguito. E arriva Nino Falcone, organizzatore di spicco di questa manifestazione.